Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Sierimmune Antit. Intervet. A cosa serve Sierimmune Antit? Intervet ha un medicinale veterinario a base del principio attivo Sierimmune tetanico per uso veterinario, equino, appartenente alla categoria degli sieri e nello specifico antisieri, immunoglobuline ed antitossine. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Animal Health SRL. Sierimmune Antit. Intervet può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Intervet International BV, concessionario MSD Animal Health SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: Sierimmune tetanico per uso veterinario, equino. Gruppo terapeutico: Sieri. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Sierimmune Antit. Intervet Imevosotoc. 1 flacone 50 ml, 50.000 UI. Principio attivo: 1 ml di siero contiene proteina di derivazione equina max, 170 mg con antitossina tetanica, Clostridium tetani, 1000 UI. Indicazioni: per la profilassi e la sieroterapia antitetanica di equini, bovini, ovini, suini e cani. Dopo somministrazione sottocutanea o intramuscolare il massimo titolo sierico di antitossina si raggiunge entro 2 giorni. Il massimo titolo sierico di antitossina si raggiunge subito dopo la somministrazione endovenosa. Dopo somministrazione subaracnoidea si raggiungono titoli protettivi a livello del sistema nervoso centrale subito dopo la somministrazione. L'effetto protettivo del siero dura tra le 2 e le 3 settimane. Posologia: profilassi, ferite o trattamento preoperatorio. Somministrare per via sottocutanea o intramuscolare. Equini, bovini, 7,5-10 ml. Pulledri e vitelli fino a 100 kg, 3 ml. Ovini, 3 ml. Agnelli, 1,5 ml. Suini, 1,5-3,0 ml, in base al peso. Cani, 0,5-2,5 ml, in base al peso. Se 10-14 giorni dopo il trattamento la ferita non ha ancora rimarginata, è necessario ripetere la somministrazione di Sierimmune. Sieroterapia: preferibilmente per via endovenosa, oppure SCOIM negli equini, per far sì che le antitossine contenute nel Sierimmune antitetanico Intervet raggiungano efficacemente il sistema nervoso centrale, si consiglia l'inoculazione a livello di spazio subaracnoideo. Equini, bovini, 50 ml. Pulledri e vitelli fino a 100 kg, 30 ml. Ovini, 20 ml. Suini, 20-30 ml. Cani, 10-20 ml, in base al peso. I dosaggi consigliati vanno somministrati il più rapidamente possibile dalla diagnosi della malattia. Può essere utile ripetere il trattamento nei 2 giorni successivi. Inoculazione nello spazio subaracnoideo. Negli equini il dosaggio consigliato utilizzando questa via di somministrazione è di 10 ml/100 kg PV, 10.000 UI 100 kg PV. A tale trattamento può eventualmente seguire la somministrazione per via sottocutanea di 3 ml di Sierimmune antitetanico Intervet, pari a 3000 UI. Prima di effettuare la somministrazione di Sierimmune antitetanico Intervet, attraverso la cisterna magna, nello spazio subaracnoideo i cavalli dovrebbero essere intubati ed anestetizzati. Prelevare quindi, utilizzando una siringa appropriata, una quantità di fluido cerebrospinale pari al volume di Sierimmune da inoculare ed effettuare la somministrazione. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.